parte in pole dopo una qualifica fantastica. E al suo fianco c'è Lewis Hamilton. E ora vediamo il resto della griglia. Verstappen, Leclerc, Dani Kvyat, Butler, Raikkonen, Lando Norris e Ricciardo, Gasly, Neri, Bottas e Lucas Webber, Albon, Grosjean, Sergio Perez e Stroll e Robert Kubica, Magnussen, infine George Russell in ultima posizione. This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them a race worth watching.
That was the fastest lap of the race. Keep this up. Reduce the ERS deployment, please. We need to charge the battery. To stay with him, we might make a mistake. We could still regain the position. Job. That was the fastest lap of the race so far.
That's a race win. You've really been great today. Stasera sarà festa in casa Toro Rosso dopo una vittoria magnifica. Luca Filippi, in cosa ritieni si siano distinti dagli altri in questa gara? La sua grande sensibilità in frenata oggi ha fatto la differenza. E ora è il momento della premiazione, oserei dire meritatissima. Questa è una squadra che dà ai giovani piloti di talento l'opportunità di correre e vincere. Oggi la vittoria va alla Toro Rosso. Luca Filippi, dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Direi Neri. Ha spinto tantissimo e ci ha regalato una prestazione fenomenale. È stato un piacere guardarlo. E passiamo ai costruttori. Un altro team che può dirsi soddisfatto è sicuramente l'Alfa Romeo, che segna un risultato utile per risalire la classifica. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare.